E che posso fare per te? Non fare niente? Anche in guerra dobbiamo trovare un modo per goderci la vita. Questo è... Grazie per aver acquistato dall'Eververse. Fatemi andare in orbita un attimo. No, per il navigatore. Sono di pattuglia oggi. Ci andiamo di qua, dai, vediamo un po'. Dante Zavala vuole riunire l'avanguardia. Mentre lui si prepara per l'assalto all'Onnipotente, noi troveremo Cade e Ikora. Per fortuna abbiamo intercettato uno strano segnale dallo spettro di Cade, amplificato da un centauro chiamato Nessus. Il che è strano. I centauri sono solo grandi rocce galleggianti alle estremità del sistema solare. Dovrebbero essere privi di vita. Wow, che meraviglia. Meno male che non c'era niente qui. Raggiungiamo una posizione elevata, così posso rintracciare Cade. Mi piaccio. Ci siamo, sto rintracciando il segnale di Cade. Credo di aver captato qualcosa. Ventro fino al collo! Trappola Vex! Stay safe! Trappola Vex? In che guai si è cacciato Cade stavolta?
Qualcosa in questa zona sta inviando il segnale nello spazio. Se riusciamo a trovarlo, troveremo Cade. Cos'è costui? Dai. Un ascensore. Che rumore strano. Devo andare giù. Ecco, il segnale proviene dal relitto di quella nave. Guarda, oggi, ciao Lorenzo, oggi faccio un po' da sola perché faccio uno streaming veloce e poi scappo. Faccio proprio questa diretta un attimino, così per alzare un po' il personaggio e poi dopo, pla pla pla, scappo via. La prossima, va bene. Ok. Cade 6? Che lo porto un po' avanti, ammazzando un po' così. Il Cade 6 è intrappolato in un ciclo teletrasportazionale. È lì, ora è lì. Invece ora è lì. Si sta muovendo? Sarà complicato. Posso aiutarti? Ma io non ti aiuterò. Aspetta, cosa? Ti invio le sue nuove coordinate. Fosse per me non l'avrei fatto. Okay. Va bene, proprio perché almeno porto un po' avanti lui. Posso aiutarti in qualche altro modo? Stai bene? Sembri un po' strana. Io sono il sistema di bordo di Esodo Nero. Chiamami Failsafe. Ho amplificato il segnale di Cade 6 sperando che qualcuno venisse a salvarlo. Ed eccoti. Ah, capito. È soltanto un IA. Un IA malfunzionante. Ti ho sentito. I centauri dovrebbero essere immensi blocchi di ghiaccio. Ma cos'è successo qui? Al tuo servizio. Andiamo. Cade! C'è qualcuno? Sentite, non chiedetemi cos'è successo. Non ho tempo di spiegare ciò che non ho tempo di capire. Attenzione, i Vex ti disintegreranno. Oh, che meraviglia! Quest'arma qua è nuova. Sì, l'ho cambiata. Thank you.
Troppi. Ah, proprio così, mica sono messo male qua. Ok. Fate vedere quale armi ho. Figa, aspetta un attimo. Sta facendo malissimo. Ce la facciamo sopravvivere. Tipo morire, grazie. Vieni. Guarda, non lo so vedere. Aspetta che non ho letto, non sto leggendo al momento, un attimino. Failsafe, cosa è successo esattamente? Il ok, va bene, dopo lo faccio. Il sistema di portali Vex, ora grazie. È intrappolato in un ciclo discontinuo. In mia difesa, l'ho cordialmente avvertito. Cioè, ma non è molto furbo. Sto cominciando a perdere le speranze. Da quanto tempo sei qui esattamente? Abbastanza da vedere i Vex convertire l'intero planetoide, uccidendo ogni organismo vivente, riformattandone le molecole e digitalizzandone i cervelli. È stato un processo affascinante. Sembra un po' troppo eccitata a proposito. Oh, che botta! Una cosa, eh? Ticchi, niente. Ok. Non t'avevo visto. Mi sto facendo malissimo perché non capisco che cavolo d'onda. Figli con una donnina.
Beh, che ti vendico però, eh. Ma davvero? Stai facendo malissimo. La vedo male. Può morire. Un attimo. Ah, sei arrivato con un premaro? Ma dai. Di morire, ragazzo. E di corsa anche. Distruggere i Vex è la tua specialità. Molto meglio del mio equipaggio. Oh. Ho quasi paura a chiedere, ma Failsafe, cos'è successo all'equipaggio di Esodo Nero? Solo il mio capitano ha accesso a quei dati. Ed è stramorto. Oh, dove diavolo stai andando? Paura, ci arriviamo al pelo? Ma non ci credo, dove vai? È proprio oltre quel portale Vex. Procedi pure. Non rimarremo intrappolati come Cade. No, no. Il mio modulo valutativo è molto più affidabile di quello dell'unità Cade. Andiamo a farci del male. Ce l'abbiamo fatta. Siamo passati. Ovviamente. Il Cade 6 non è lontano. Dove sei andato? Ah no, giusto. Ehi! Di nuovo! Sono qui! Liberatemi! Cos'è quella? È un'idra? Ok, prima occupati di lei, poi pensa a me! Interessante. Ehi, grande! Ottimo lavoro, credo! È così male. Ah, dimmi un po'. Buongiorno. Ah, pure. Non so che ho a finirla. In quel caso mi rametto. No, porca. C'è il salto. Ma davvero? Veramente male di più? Ma dai!
immaginare quello sì. E sto veramente provando a non vomitare. Ottimo! Ora vieni qui prima che scompaia di nuovo. Su, dai, veloce, non so quanto durerà questo portale. Kate, ma che cosa... Ascolta, è una lunga storia, so che sembra non abbia un piano, ma forse no, ma non importa. Spegnere la fonte energetica al punto d'origine spezzerà il ciclo e potrò uscire dal sistema di portali. Hai capito? Dimmi che hai capito! Di qualcosa! Va bene, lo dico. Abbiamo capito. Ora come facciamo a... Per l'amor di Rasputin, ma avete sentito quello che ho detto? Credo sia questo il motivo per cui lo tengono chiuso alla torre. Ciao Ellie, ciao ciao. Oh, ci mancherebbe. Tutto bene. Ci mancherebbe. Che brava. 16 uccisioni. Vabbè, urca. Guarda, io la prima partita che ho fatto con Crogiolo lasciamo perdere, però va bene. Sì, io tutto bene, grazie. Stiamo andando avanti con questo meraviglioso gioco. Senza problemi, tra l'altro. Brava, brava, vedrai che è sempre meglio. Bene, grazie. Tu come stai? Conoscete. Failsafe, siamo alle coordinate. Cade è intrappolato in un sistema di portali Vex. Puoi aiutarci a trovare la fonte energetica così lo liberiamo? Oh sì, localizzando il teletrasportatore Vex originale usato dall'unità Cade, potrete interrompere il ciclo e liberarlo. Posso cordialmente guidarvi? Ok, dobbiamo trovare il teletrasportatore Vex e disattivarlo. Facile. Eh sì, poi dopo mi hai dato anche la mano con la connessione, eh. Ho seguito filo per segno i tuoi consigli e ci siamo riuscite. Di qua cosa c'è? Interessante. Sarebbe bello, sì. Chissà quante cose mi devi insegnare, eh. Cos'è questa robaccia? Si chiama radiolare, è il fluido mentale dei Vex. Sembra un liquido organico. Allora i Vex sono capito che fa male. Puramente robotici. Sì, brava. Almeno per il momento, fino ad oggi, dopo non è più successo. Ah, sbagliato, sbagliato, che male.
Grazie. Come sei dolce. Però mi è piaciuto. Mi trovi gente strana, colpa mia. Ci arriverò su? Ma davvero? Stai buono, stai buono. Salta, 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 salta. Là. Mi stanno facendo malissimo. Ciao, dammi un altro attimino. Queste armettine, guarda che mi fanno impazzire. Tira fuori, bravissimo. Prendiamo da qua. Brava. Vabbè, è il bello, è il bello di essere uniti, capito? Xbox e PlayStation finalmente uniti, è una meraviglia. Vedrai che tra un po' si potrà giocare insieme, vedrai, vedrete, vedrete, vedrete. Ora, chi mi sta... Cosa avrà spinto Kate a venire qua su Nessus? Io so la risposta! Uno, smettila di ascoltarci. Due, qual è la risposta? Mi ha chiesto di non Ok, dirlo il nessuno. Prossimo faccio il cacciatore. Non uso la scintilla però. Aspetto. Giusto? Che paura. Quindi adesso mi fanno male, insomma. Ok. Sì. Pensa che bello tutto insieme. No, non la uso, promesso, attenzione, promesso, Ellie, non la uso. Minacce Vex bloccano la via al teletrasportatore dell'unità Kate. Dovrai eliminarli. Chi devo? Bruttini questi qui, eh. Oh, ci sono questi miei amici carissimi. Guarda qui, guarda lì. No, 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 non ci credo, non ci credo. Non morire, per favore, grazie. Guarda, concordo. Qua sono tutti abbastanza fastidiosi, eh. Vabbè, mi fanno male, indicibile, ma... Questo è un piccolo dettaglio. Eccolo qua. E te... Sì, sì, stai lì buono. Se esplode, esplodi da solo. Au.
spostiamo? Aspetta, è successo qualcosa? Bruttissimo, non vedete niente. No, questo? Olle! Magari non adesso, caricare adesso è pessimo. State calmi, tutti arrabbiati, tutti arrabbiati! Cioè, devo farne fuori uno. Oh mamma mia. Credevo che la distruzione di massa dei Vex avrebbe addolcito il ricordo del mio capitano e dell'equipaggio. Ha funzionato? Non ha funzionato. Sì, vede, sì. Brava, l'ho detto adesso perché non riuscivo a leggere. Va bene, vabbè, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Non ho seguito neanche un consiglio sto giro. Ai 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 ai. Dovevo lanciare la granata. L'ho lanciata la granata, sai che non mi ricordo? È stato un momento così difficile. La spada, hai visto che bella la spada, la mossa? Zan, zan, zan! E questo è il teletrasportatore Vex? Sì, il Cade 6 ne sarà molto felice, dovresti prenderlo. Ah, davvero sono caduta... Dai... Prendi questo, brutto rottame! Ma grazie! Sono libero! Ma vieni! Cade, dove sei? Ehi, ce l'hai fatta! Mi hai liberato! Evviva! Ma dove sono? Unità Cade, oh, sei domanda. Vicino al nucleo del mio reattore. Benvenuto su Esodo Nero. Dove i tuoi sogni si avvereranno. Sì. Vabbè. È fuori, fuori. Perché piangi? No, non piangere, dai. Hai incontrato la mia amica. Ma ho già capito. La sua gemella malvagia Failsafe. Detto così ho già capito. Tu è malvagia. Se provassi emozioni. Non morirà mica, eh. Ho già capito. Quello che sia anche più potente, vero? Meno da quello che... Un tempo li prendevo meglio, cosa è successo? Mettiamo. Ciao a te. Dica. Buongiorno. Simpatico. Tiè, ciao, vado. Vado. Vado, 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 vado. Guarda come sono vigente. Ammirato i Vex, direi, anziché li hanno fatti infuriare. Io mi butto al riparo nell'Esodo Nero. Qui? Ma la mia chiglia è in 108 pezzi. 20 dei miei ponti sono sotterrati. E il mio sistema refrigerante... Sì. Mi piace anche a me l'armatura non sono bella. Messa bene. Sta male. Safe, lo sappiamo. Allarme intruso. Sono io, l'unità Cade. Falso, cioè vero. Ma hai attratto un rilevante numero di caduti alla mia posizione. Porca magliarda, Failsafe, mi stanno sparando. C'è ancora viola. Ti consiglio di evitare i loro colpi.
Immagino che qui ci sia un massacro da fare anche qui. No, ok, no. Stavo già preoccupando. Chiedo troppo se spero che i caduti Apex si estinguano a vicenda. Ma poi che divertimento sì. Ci sarebbe. Quel Vex è gigantesco. Ah, cioè devo ucciderli? Non capisco questa roba. Oh, ma perché io faccio queste cose così stupidelle? Ci faccio qualcosa? Non dovrebbe morire con questo? Cosa corre? Cosa corre? Chi mi sta colpendo? Ma questi sono quelli vecchi, oh! Non mi piace mica questa arma qua. Una granatina, dai, dai, dai! Che mira incredibile, signori, un pochino più vicino la prossima volta, eh! Ma questi sono grossi. No, l'ho preso, non è che l'ho preso. Abbiamo ucciso qualcuno? Mamma mia, che incubo. Prenderò qualcosina qua correndo allegramente in mezzo all'area di guerra. Chi mi stava colpendo, per esempio, qui? Antipa di quello. Andiamo, aspetta. Non so neanche se c'è. Tipo, questo qua morire? Guarda cosa mi è partita via la mira. Ok. Beh, bruttissima questa arma qui proprio. C'è ancora qualcosa di più bello da queste parti, non so. Le hanno chiamati tutti? Mi metto un attimo qui, che dato leggo. Più vicino devi sparare con lo scudo. Ma non è bello comunque questa secondaria. Oh, ti piace? Meno male. Avevo appena finito. La super brava, ma sai che mi dimentico le mossettine? Vado di super allora, vediamo se funziona. Forse è meglio andare via un attimo. Proprio così alla kamikaze proprio. Ma hanno ucciso qualcuno? No, perché quella secondaria lì mi sembra non facesse niente, ti dirò. Dai, su. Ammazzo tutti. Penso che non abbia visto quello grosso. Andiamo. Di qua. Devo fare il cecchino di una volta.
facendo male. Tipo morire? Non lo prendo? Dai! Proprio adesso? Oh, questo l'abbiamo mandato in altri siti. Tieni duro, Kate, stiamo arrivando. Bene, perché i caduti hanno appena fatto irruzione. Attivazione scudi difensivi. Il Cade 6 dovrebbe indietreggiare. Ehi, grandissima failsafe. Ora i caduti non possono raggiungerci. Vero? vero che non possono raggiungerci. Sei fuori, questo. Dai, uccidiamo anche questi qui, complicati. Granatina proprio per usarlo. Hai dato qualche munizioncina? Ah, va bene. Ma cosa state dicendo? Fatemi vedere cosa state dicendo. Grazie. Ciao Takemiya, giusto? Pronuncia, non lo so se è giusto, ma va bene. A presto. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto fuori quello grosso. Siamo avanti. Ehi, ti conviene correre. Credo di aver capito che vogliono strapparmi il corno dalla testa. Il mio bellissimo corno, dalla testa! Andiamo allora. Siamo noi! Un po' troppo tranquillo da queste bande. Dovremmo mica andare di lì, eh? No, vabbè. Usiamo l'arma secondaria. Come è andato? Ah, ma tutti mi hanno visto adesso. Notare che ho usato l'arma secondaria, eh. Noi? Troppo... abbiamo esagerato. Non me l'aspettavo così tanto. Devo andarmene. No, no, stai di buono. Sì, bravissimo. Ascolta, io continuo a usare questo, prima o poi gli farà qualcosa. Niente gli fa. No, no, stai buono lì, stai buono lì. Ora, non so se è morto, ma qualcosa avremmo fatto, no? Chi è che è rimasto? Ancora vivo? Ma non si può! Cosa che mi hai detto? Aspetta, eh. Bravo. Ok. Ah, meno male. Ok. Non è morto. Teletrasporto. Ma niente, possiamo far fuori qualcuno qui perché... l'ho sentito... Vabbè, vado. Chissà dove siete trasportato quell'antipatico lì. Eccolo lì! Amico di una vita. Ah, in testa, qualcosa gli farà.
vabbè, ho esagerato. È nervosetto l'amico, eh. Ce la facciamo. Ehi, quel caduto ha lasciato cadere qualcosa. No. Oddio, aspetta, mi sono distratta. Va bene, va bene. Te sei fuori. Diventi così aggressiva. Brutto, brutto segno, eh. Deve fare paurissimo. Uccidiamo questo antipatico, eh. Beh. Siamo salvi. Aggiorno i dati dell'equipaggio. Ah, ok. Ah, ok. Pensavo. Eh beh, può capitare, eh. Ah, poi se n'è andato? Cos'è questa andiamo cosa? A qua? Prendiamo il canno. Cosa devo fare con questo? Ah, l'ha fatto il furbetto. Era diventato un po' furbettino. Registrazione effettuata. Benvenuta a bordo, capitano. Oh. Ah, ok, proprio una cosa così veloce è stata. Oh, che brutto però, dai. Allora è vero. Hai trovato un modo per recuperare la luce. Non che io sia geloso, ma non metterti troppo in mostra, mi fai fare brutta figura. Potresti spiegare che intenzioni avevi col teletrasportatore Vex? Mi sarei avvicinato al Gaul, gli avrei sparato in faccia e poi avrei fatto merenda. Guarda che ce ne sono tanti, se non si capisce, sai. La tecnologia Vex non è molto intuitiva. Cade, non puoi farcela da solo. Invece sì. Anche se uccidessi Gaul, quando la Legione Rossa abbandona un sistema, seppur sconfitta, non lascia tracce. I Cabal sono cattivi che fanno cose cattive, sì, lo so. Scusa, ma non penso tu abbia capito. I Cabal letteralmente non lasciano tracce. Hanno un'arma che in tipo grado di non rispondi e rispondi direttamente al sole. Ehi, calma. No, ma adesso che me l'hai detto, cioè, effettivamente ho notato. Zavala ha un piano. Ha bisogno di te, Cade. Sì, beh, Zavala ha sempre un piano, ma a volte bisogna saperlo. Aspetta. Zavala ha bisogno di me? Nel senso, hai sentito quelle esatte parole? Ah, proprio sempre di una cosa, tra l'altro. Sì. Esatto. Ti prego, dimmi che l'avete registrato. Almeno Ricora l'ha sentito. Purtroppo Zavala l'ha persa durante l'attacco. Non sappiamo dove sia. Su io. Sarà andata a cercare risposte su io. Ah, comunque, grazie. Ti sono debitore.
Ellie, che ci vuoi fare? Ci vuole pazienza. Ah, bene a sapersi, eh. Ma ti... Ah, tu provi... Infatti ho visto che non rispondevi. Cioè, più o meno. Però sei educata. Ah, ok. No, questa è la prima volta, sai? Salve, devi essere l'amica di Cade. Mi chiamo Failsafe e sono lieta di conoscerti. Stai andando su io, vero? Quando tornerai sarò felice di aiutarti con la tua ricerca sui Vex. Cioè, potremmo derubarle. Scherzavo! Non si ruba, ma i Vex sono mostri robotici e i parametri morali standard non vanno applicati. Non è omicidio se sono robot. Passa a trovarmi presto. Tutti quelli che ho conosciuto ormai sono polvere e ossa. Mi sento molto sola. Sì. Si vede che ti ha visto, ho detto, ah, che arrivo. Cosa fare qua? Cordiali saluti. Magari, sai. Ok, cosa devo fare io qua, per esempio? Non si sa mai, via. Allora, noi siamo... Dove siamo? Qua io sono qua. E qua c'è... Mica ci ho già parlato con questo, sì. Oggi sono delle missioncine a parte. Ok. Sì? Sì? No. No. Non credo che... Ma se Online interagisco, cosa è succede? pronta. Ma devo fare qualcosa o niente qua? Niente, V9 allora vado. scansionato. Accesso impossibile Bravissimo. senza rilevazione. Concentratore Vex XYJ890 scansionato. Accesso possibile. Annotazione Al rumorismo performance massima. inglese. Andiamo a fare questa qui, dai, vediamo un po'. Cosa c'è però? Cosa ci dà? Armamento raro, andiamo a vedere, allora andiamo a vedere, dai. Ah, ok, lascio perdere. Vabbè, c'è doppia personalità, sembrava quasi così, sopra le righe. Che senso lascio stare le avventure? Queste qua, dici? E però ti dà l'armamento raro? Va bene. Però quanti armamenti rari va? Punto potenziamento. Quindi devo andare, me ne vado. Basso. Sono a livello bassissimo.
Aspetta, adesso fammi vedere a che livello sono, perché chi se lo ricorda più? Sono a livello 12. Va bene, vado a vedere. Devo andare sul navigatore in orbita, devo andare in orbita. Ok. Vado a vedere. Ne vado. Vado in orbita, giusto, vado. Vado. Vabbè, vado di qua allora. Va bene, bellissime queste cose. Dai, le avete fatte insieme, diciamo così. Posto sprezza del potere lasciato dall'opera. Davvero? Adesso guardo. Ora capisco perché i guardiani considerano questo luogo sacro. Ora che Cade è tornato, dobbiamo trovare Ikora e riunire di nuovo l'avanguardia. E abbattere. E allora adesso aspetta, torno, poi torno su e vedo. Andiamo sul tecnico, in che senso, che classe uso? La strega? Stregone? Frega? In quel senso? Guarda che mi risponde Ellie, brava, ma che brava. Quando uno sceglie bene, guarda che roba. Di tutti i luoghi in cui sono stata, dalla mia rinascita, questo è dove faccio ritorno. L'ultimo luogo toccato dal viaggiatore. Sono venuta qui per trovare risposte, ma non ne ho alcuna. Ikora, Zavala sta formando una resistenza e crede che... Quanto può valere una resistenza se sei l'unica luce che può sopravvivere? Credo che questo Gaul sappia che il viaggiatore ha benedetto questo luogo. Ritengo che abbia inviato la sua legione per trovare qualcosa che loro non capiranno mai. E credo anche che dissacreranno tutto ciò che noi abbiamo protetto. Siamo gemelle, no, ma sorelle, siamo sorelle. E fa che i nostri sacrifici non siano stati vani. Vero? Cugine, ecco, bravo. E quindi io, va bene, sacrilegio, perfetto. Ma non posso vedere le qua gli incarichi, devo tornare per forza su? Vabbè, prima andiamo a vedere gli incarichi allora. Vediamo un pochino, aspetta un attimo. Titano, allora. È bella anche quella, come... Allora, questi qui sono i miei incarichi? Perfetto. Ah, no, tu dici di qua.
Va bene, grazie. Ah, e allora era quello che dicevo io. Qui così. Le pietre miliari, intendi? Ok, tu dici questi. Appunto. Sono uno. Comunque, torno giù nel frattempo. Ritorno qua allora, torno giù qui. Prossima volta non salgo più, perfetto. Sì, Io, l'intero posto sprizza del potere lasciato dall'opera incompiuta del viaggiatore. Ora capisco perché sì. I guardiani considerano questo luogo. Sì, l'ho vista. Ora che Cade è tornato, dobbiamo trovare Ikora e riunire di nuovo l'avanguardia. E abbattere l'onnipotente. Ma me lo rifà davvero? È vero, visto? Sì, questa torna al frammento del viaggiatore. Ah, ok, poi devo tornare allora. Beh, importante è sapere le cosine. Di tutti i luoghi in cui sono stata. Dalla mia rinascita. Devo ancora imparare un pochino, eh? È dove faccio ritorno. Un zig tanto, si può saltare? L'ultimo luogo toccato dal viaggiatore. Sono venuta qui per trovare risposte, ma non ne ho alcuna. Ikora, Zavala sta formando una resistenza e crede che... Quanto può valere una resistenza se sei l'unica luce che può sopravvivere? Credo che questo Gaul sappia che il viaggiatore ha benedetto questo luogo. Ritengo che abbia inviato la sua legione per trovare qualcosa che loro non capiranno mai. E credo anche che dissacreranno tutto ciò che noi abbiamo protetto. Evento cosmico. E fa che i nostri sacrifici non siano stati vani. Vado. No, questo qua ce li ha ancora tutti belli. Cioè questo qui, lasciamo questo. Ok. E il buio fu. Ok, cioè lo devo smontare, cosa fare? Va bene. Lo faccio dopo? Faccio dopo. Sparo un attimino? Ah, pensavo, non lo so, di tenerle per ricordo, non lo so, c'erano quelle carine. Sì, so, lo so. Ciao, buono studio. Buono studio. Grazie. Le navi della Legione Rossa vanno e vengono da quando sono arrivata. Dobbiamo scoprire i loro piani, infiltrati nella base. Guarda il cielo. Che cos'è, Ikora? Energia. L'energia del viaggiatore. Cosa stanno facendo? È tutta colpa mia. Avrei dovuto fermarli. Ikora, non potevi. Non senza la tua luce. La luce non è tutto. Io valgo molto di più. Avrei potuto provarci. Avrei dovuto. Ah, ok. Ma dopo tutti questi anni di morti e rinascite, il viaggiatore mi ha lasciato una sola quindi, vita. Smonto, giusto? E ho paura di perderla. Potrebbe succedere.
Gaul ha un'arma che può far esplodere il sole. Che cosa? Cioè, tipo così. Perché vorrebbe distruggere ciò per cui ha lottato? Hai capito? Entra nella base e trova le risposte. Ho capito, bene. Meglio tardi che mai, eh. Ok, poi continuo, ho capito, ho capito. Magari questi qui li tengo, eh. Ci abbiamo liberato un pochino. Quindi anche le armi deduco? No dai, c'è ancora uno spazio. Monto tutto. Questo magari lo tengo, eh. Ah no, più piccolina, pensavo. Sì, sì, cambio tutto, via. Poi proseguo. Adesso vado un po' avanti. Questo non è male, eh. Ok. Perfetto, per il momento vado un attimo. Sì, infatti dopo penso che continuerò con la cosa. Adesso vado un attimino. E poi smonto tutto. Aspetta un attimino, un secondo e torno subito. Quindi va bene, dai, faccio l'ultima cosina allora. Vedi come ti ascolto subito. Guarda, guarda, tutto fatto. Ma anche questa qua la devo dar via, mi dispiace questa qua. Oh, quanta roba che c'avevo. Ecco, almeno abbiamo tolto via tutte queste. Vedi, vedi, vedi. Stracciamolo. Andiamo. Ah, davvero? Oh, che bello! È il tuo fidanzato. Bene, sono contenta.
Sembra che la legione se ne stia andando, Ikora. Scopri cosa stanno trasportando. Abbiamo bisogno di più dettagli possibili. Ok, questo l'ha preso dietro. Che cosa è immune? Una granatina. Ma tipo, come faccio a farti fuori? Intanto vuol dire sempre. Oh, deduco che qui non bisogna andare. La sostanza blu che fuoriesce dalle crepe nel terreno è l'energia pura del viaggiatore. Buongiorno. Questa cosa è brutta. No, dai. Ok. Andati tutti. Perlustra bene. I Cabal non investirebbero risorse in una base solo per abbandonarla. No, non ti è mai piaciuta, come mai? Stiamo avvicinando a una trivella. Una trivella? Stanno forse tentando di estrarre l'energia del viaggiatore? No, non è la luce. Non può donare la benedizione del viaggiatore, né a me né a Gaul. Ikora. O potrebbe. Che cosa vedi? Davvero? Non lo so. Una specie di squarcio magico dimensionale. I corrotti. Nel senso che stanno arrivando? Devo sparare? Ah, ok, sì. Oh, deve essere... Deduco, ho immaginato fossero pericolosi. Cerchiamo di farli fuori questi qui. Erano quegli esseri? I corrotti, un esercito di anime rubate. Saranno per sempre attratte dall'energia del viaggiatore. Non sono più caduti o Cabal. Un dio dell'alveare li ha cambiati col potere oscuro della corruzione. Aspetta, forse Gaul ha le stesse intenzioni, ma con la luce. Deve essere così. A posto. Va bene, ci vediamo allora, buona serata, grazie per la compagnia. Tanto tra poco vado anch'io, tra pochissimo. Va bene, se no comunque tanto ci troviamo ormai. Un bacione, ciao Ellie, ciao ciao ciao. Oh,
Cos'è sta roba qua? Ho capito perché è più complicata. Un carico. Ma dai, smettila. Benissimo, mi vedo malissimo. Ma chi è questo qua? Cotta, tu muori. La vedo male. Non potrei davvero fare così antipatici. E poi? Vero? Oh cavolo. Gaul vuole estrarre l'energia rimasta nel viaggiatore, nella speranza di trasformare se stesso e la Legione Rossa in guardiani della luce. Se avrà successo, diverrà immortale, inarrestabile. Dobbiamo dirlo a Zavala. Incontriamoci fuori. Esagerati. Cosa è successo qua? Perfetto. Stati belli gli amici qua. A tutti i canali! Allarme impatto celeste! Qualcuno o qualcosa ha attirato i corrotti! Asher Mir, sei tu! Irrilevante! I corrotti stanno estraendo l'energia della luna! Ipotizzo che io potrebbe implodere se qualcuno non intervenisse! Guardiana, non possiamo perdere questo posto sacro. Dobbiamo fare qualcosa e fermare i corrotti. Va bene, ci proviamo. Ma davvero non hai caricato? Sembra che i corrotti stiano evocando una specie di portale. Fermali!
Senza dubbio quei parassiti scervellati vogliono evocare tutti i loro amichetti spettrali per divorare questa luna. Dai. Si può morire, meno male. Non uscirò perché ti fa male così. Ok. Mi sta sparando. Ah, sei ancora qua così corrotta, va bene. Ah, sono stata male. Tavolatina. Ma quanti siete? Dove mi spari? Ma dai! No! Morte, sangue! Andiamo. Ok. Ecco fatto. Sembra che abbiamo chiuso il portale. Allora perché rilevo ancora dispersioni anomale di neutrini? Un attimo. Andiamo a dare un'occhiata. Non abbiamo chiuso il portale. Ah, stolti! Rimediate subito! Qua sta uscendo, ma... Ma davvero? No. Non ci faccio la strada. Non mi sento molto sicura con la spada. Perché sulla spada? Pericoloso. Mi stanno facendo malissimo. Voglio andare via un attimo. Come ha fatta?
Ok. A posto. Il portale è chiuso. Ikora, so che questo posto ti sta a cuore, ma... Questa luna non ha più nulla per me. Ho ancora una vita e la voglio sacrificare per fermare Gaul. Olè. Partiamo ora. Non così in fretta. Ikora Rei, dobbiamo parlare. In quanto a te, guardiana impicciona, ho un po' di cose da dirti. Ok. Almeno a fine di questa missione abbiamo finito, almeno abbiamo blocchiamo lo streaming proprio a fine. Oh. Perfetto. Allora, grazie a tutti per la compagnia. Ci vediamo la prossima volta. A presto. Vi lascio con questo paesaggio così, ultraterreno. A presto, ciao 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 ciao.